What's your car? Well, this is my car. Oh wow! I actually paid with Ethereum. E buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Dubai, sono già usciti una serie di contenuti proprio qua. Potete trovare il link in descrizione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E oggi sarà una giornata speciale. Per prima cosa cambieremo lei, la Rolls Royce Dawn che stiamo utilizzando qua, con un mezzo un pochino più performante, nel vero senso della parola. La accendiamo. Spaziale. Cofano molto lungo, volante grande e comfort. Non so se sedermi dietro o qua davanti. Preso lei, bellissima. Sono super curioso di vedere come va. E poi andremo su una macchina super rumorosa tra poco. Ufficialmente alla guida di questa classe S, super curata e rifinita in ogni minimo dettaglio. Che quando spingi è allunga forte, eh? Appena lasciata lei, andremo qua. Accesso con le impronte digitali. Siamo entrati nell'ufficio, siamo in attesa. Questa è la saletta d'attesa e questa invece è la vista della saletta d'attesa. Ci siamo ufficialmente nell'ufficio di Carl. Questa è la vista, che cos'è? Cos'è sta roba? Ovviamente lui ha preso un'auto molto particolare che vi andremo a raccontare. Sembra di essere in un film americano, no? Questa signora qua è l'assistente. Lui ha detto: guarda, voglio fare un video con loro. Super gentile è stato. Spostami tutti gli appuntamenti che ci sono. Adesso lei è un po' disperata perché dice: cacchio, c'hai degli appuntamenti importanti, non facciamo fatica a spostarli. Canale YouTube, some Bitcoin things. How are you, Carl? Very good. That's a nice place to stay, I think. Like it? So your work is like staying on computer and buy, sell, everything like that? Yeah, I'm sitting here, I'm doing some trading, some investments, and I'm building my companies. Carl si occupa di cripto, ha una storia molto figa perché è partito tanto tempo fa con qualche investimento in ambito cripto e... Parlando insieme ho scoperto la sua storia, è partito 4 anni fa facendo dei piani di accumulo sul Bitcoin e poi ha creato un vero e proprio business su questo mondo. The Bugatti is ready. Yeah, Bugatti is ready to go, we can go take a look at it and... Maybe even go for another drive. That sounds great. When did you buy the Bugatti? 2 months ago, and I actually paid with Ethereum. I think that's pretty cool because I'm a crypto guy, so I actually bought Ethereum below $100. No way. Yes, and I took some profits when Ethereum was at 4,200, I think. Went to the car dealership and I sent them Ethereum. I collected the Bugatti. If I send them Ethereum, they get dirham or euro or whatever, so it converts in instantly, so they never have to think about the price going up and down. But crypto is growing, so more and more people will start to use their crypto, so Casta will be very valuable. Okay, so if you have to decide, you think that keeping the crypto is good now, even if the price of the crypto are really expensive than 3 years before? Yeah. I'm holding all my crypto. I bought my Bugatti, but it was just like I took a little bit of profit from some Ethereum. But but I'm holding everything else. And what was the price of Bitcoin when you started buying it? $4,000, but the cheapest price I got was 3,100. And you bought a Bugatti selling crypto. Yeah. What's your car? Well, this is my car. Oh wow! When I was young, 2007, when this car came out, it was my dream car. It was the first car to have 1,000 horsepower, it was the first car to break 400 kilometers per hour, and it was the first hypercar. You know, it was the trophy of success, it was the symbol of success. So when I was young, this was my dream, one of the biggest achievements in my life. Penso che sia una roba folle. Saliamo a bordo. Let's go! Let's do it! Get used to this power, or for you it's still going fast? It's still going fast, yeah. You know when you try a really fast car for the first time, you can breathe. Few times it was very crazy, it's still very crazy, but I always try to push the limits by finding new places to go to crazy. Try new things. Here, we're gonna go now in a nice... nice wave? Yeah. Okay. Where we're going now is every single morning to the office. Wow. Actually, I can walk to the office, it takes 5 minutes. But it's more fun to take the car. Probably with car you are also slower than on feet. Yeah, actually, yeah. Because of the traffic. One,
With this on full speed, I'm making up for the time difference. Un'esplosione dietro, è impressionante il turbo che caos che fa. You looks good inside of that. Yeah? Yeah, you need a car that looks good on you, that's right. This suits to you. Was fun. The maximum speed of that car is like around 400 kilometers. 407 kilometers per hour. 407. You tried? Not yet. Once you have two. You need a huge straight for that. Ah, da dentro la situazione è questa qua, è follia pura. Potenza folle, da qua si mette la modalità sport, si possono anche scaldare i sedili se avete bisogno. E niente, abbiamo fatto anche questa esperienza qua a Dubai, sono veramente super super happy. Tra l'altro qua c'è un Tesla Destination Charger, così possiamo ricaricare le batterie. Thanks for all, Carl. It was amazing. No worries. The best 2 minutes in my life was with you. Buongiorno. No, what is it? Yes. È stato figo conoscerti. That's right. Yeah, kind of. You got it. Qua sotto in descrizione troverete il suo profilo per fare un check. E queste gliele ridò adesso. Ragazzi, penso che sia stata la mezz'ora della mia vita più folle. Cioè, sono tutte cose che io ho visto fare nei video, nei film. L'ufficio, il giovane, la persona di successo. Che in così poco tempo, perché alla fine in 3 anni era un cassiere, lavorava in un supermercato. So che sembra un discorso assurdo, quindi non è mio scopo pubblicizzare come Carla ha ottenuto questo business. Semplicemente io ho messo la foto della Bugatti. Un ragazzo gentilissimo mi ha detto: guarda, questa Bugatti è di Carla, ci ha fatto un video su YouTube. E io: ma chi è? Andiamo a vedere. Gli ho scritto, lui mi ha risposto: guarda, figo, facciamo un video insieme. E allora mi ha spiegato un po', perché ero curioso, no? Come fai ad avere 27 anni e una Bugatti? Mi ha spiegato un po' come è riuscita a comprarla, quindi grazie alle criptovalute. Personalmente non voglio entrare nel merito perché è una tematica di investimenti che solitamente non tratto. Però ho parlato a lungo con Carl su possibili strategie in questo ambito qua. Tra l'altro c'ha 27 anni, molto molto giovane, 120 dipendenti nella sua società. Sono venuto qua a Dubai così per gioco, per scherzo, prenotando qualche giorno prima della partenza, e sono successe tantissime cose, tra cui anche questa. Follia.